quello che differenzia, l'elemento che differenzia una terapia cosiddetta naturale da un presidio terapeutico farmacologico da acquisire dietro prescrizione, spesso il gradino che separa queste due realtà è legato ai dosaggi. Prendiamo la melatonina, prendiamo la S-adenosilmetionina, prendiamo l'N-acetilcisteina. Si supera una determinata soglia ed ecco che uno diventa a tutti gli effetti una medicina e non più una terapia naturale. Poi ovviamente quando parliamo di terapie naturali noi mettiamo dentro da i nutraceutici ai cosiddetti fitoterapici o fitoceutici, ai probiotici o psicobiotici, quindi diventa ovviamente un'area molto più articolata e complessa. Sì, ora noi abbiamo delle linee guida, ci sono le linee guida della World Federation Society of Biological Psychiatry, che è una delle major, con già tutta una serie di pubblicazioni per la schizofrenia, per la depressione, per i disturbi bipolari, che nel 2022 ha preso in considerazione i livelli di evidenza attraverso il loro sistema, che è molto rigoroso, per tutta una serie di terapie cosiddette naturali, proprio dividendole anche sulla base dei nutraceutici e dei fitoterapici. Facevo riferimento ad esempio ad alcune realtà che sicuramente sono note, l'Ipperico è una di queste, o la radice di San Giovanni, il St. John's Wort, che è uno di quegli esempi per cui le evidenze ci sono, ma non dobbiamo correre il rischio, incorrere nell'errore di immaginare che tutto quello che sia tra virgolette naturale possa essere tutto quanto oggetto di terapia fai da te, senza una guidance, no? Senza un orientamento, non per forza dello specialista, però del medico sì. Ad esempio l'Ipperico può essere una molecola complessa, anche pur essendo naturale, perché può dare delle interazioni con altre molecole e cose di questo tipo. Quindi ci sono ora delle linee guida, occorre che quanti sono interessati ad utilizzare questi presidi terapeutici, non solamente in sicurezza, ma anche per l'efficacia e quindi dosaggio, quantità, conoscano quelli che sono gli attuali livelli di evidenze, che per alcuni integratori, gli omega 3, sono di un certo livello e per altri magari sono invece evidenze di livello più basso. Possono questi presidi sostituire gli psicofarmaci? Allora, io non amo ragionare in termini di sostituzione, quanto piuttosto di integrazione. Quindi ci possono essere delle situazioni prodromiche o residuali nell'area più di competenza specialistica della psichiatria, ne vediamo di meno, magari di più in contesti di medicina di base, possiamo immaginare che siano anche delle monoterapie. Da noi le meta-analisi e le linee guida che citavo più spesso li considerano in associazione agli antidepressivi, piuttosto che nelle fasi prodromiche o di residualità, quando magari si vuole alleggerire una terapia farmacologica o potenziarla a periodi soltanto in cui vi è necessità, magari in quei casi in cui c'è stagionalità. Quindi io credo che sia questa la modalità ideale poi per portarli avanti, no? Vedendo quale può essere il ruolo insieme a, non al posto di.